in collaborazione con Ceres. Bene, le squadre sono in campo, ma c'è una notizia piuttosto clamorosa che riguarda Pogba, prego. Eh sì, le Panisier riporta, Pogba c'è lita oltre il calcio, la Juve ufficiale, l'esordio nel cinema, il centrocampista francese si è unito a un cast di lungometraggio girato nelle periferie di Parigi, come riporta. Lui fa la parte di un infortunato. Mentre due cose importanti, Giuntoli nel prepartita, la prima pro Juventini, 5 maggio è sempre un piacere, è una data sempre da festeggiare. Olè! 5 maggio, ole, 5 maggio, ci si trova a Roma, alludendo a Lazio Inter. E poi su Chiesa, domanda diretta, quindi si può dire che Chiesa adesso sta tornando, l'abbiamo visto col Milan, eccetera, e può essere un puntello per il futuro. Dice, su Chiesa vale come per gli altri, ogni percorso andrà deciso insieme a fine stagione. È un po' sorpreso l'interlocutore, perché ci si aspettava il solito Giuntoli molto freddino su Chiesa freddo. E poi frecciata il 5 maggio, eccetera, considerata la cosa. Inizia tutta la partita, andiamo subito in cronaca, basta mettere in sovrimpressione le squadre, ma ricordo anche il valore dei cartellini: 335 milioni di euro per la Roma, 427 per la Juve, gli stipendi 111 per parte, tutte e due squadre molto ben pagate, avete visto Milan oggi ne aveva 60 di milioni di euro in campo, 446 a 500 138, quindi diciamo, mettiamo insomma in pressione le informazioni e andiamo con la cronaca. Via. Posso aggiungere? Sale Christensen, si appoggia su Dybala, la palla indietro. 200.000 euro. Ah, 200.000 euro guadagno. Giulione, mi raccomando, non fare il gufo stasera, mi raccomando. No, ancora no, perché te sei capito che sei sempre contro la Roma. Caro, comunque, davvero. C'è una paura, caro. Palla verticale per Luca Cone, colpo di tacco, c'è Baldanzi, entra in area di rigore, Baldanzi si destregge in area di rigore, leggerino, la palla che viene servita. Doppio contrasto di Cambiaso, poi McKennie, la Juve prova a uscire, il primo pallone toccato da Vlahovic, un minuto e mezzo e parte il semi contropiede, 3 contro 4, McKennie gioca bene centralmente, attacca, in qualche modo sfonda fino ai 20 metri, aspetta l'arrivo di Chiesa a sinistra, ancora Chiesa, penetrazione, la palla per Vlahovic a sinistra, la palla esce di 30-40 centimetri, era un piazzato dal limite, palla fuori, incredibile, Chiesa però non lo prendono stasera. No, sul grosso errore di Dybala, Dybala ha perso malamente il pallone, è stato aggredito dai Juventini, però allora ve lo faccio vedere, praticamente è Chiesa che riesce in qualche modo a intrufolarsi nell'area di rigore. Mette poi un pallone forse anche un po' deviato che arriva qui dove c'è Vlahovic arriva scoordinato perché sbuca un po' all'improvviso, prova la girata di sinistro e sembra gol onestamente, diciamo lui era un po' oltre qui il dischetto, ecco, la palla gli arriva qui, girata di sinistro, sembra che il pallone sia in porta e invece sfiora il palo, sembrava un gol fatto, siamo stati graziati direttore, ancora Cristante e ancora la giocata sul parede, siamo già al 95% di possesso palla, a sinistra c'è Angelino, mettila bene la palla Angelino. C'è il colpo di testa di Christensen, ma sembriamo il Manchester City, allora ma non lo sa neanche lui il cross di chi è stato? Di Angelino qui comunque Christensen chi doveva marcarlo? Forse Chiesa allora Angelino arriva qui, mette un pallone in mezzo, è incredibile ma vero, c'è Christensen qui completamente solo, Christensen sul pallone che arriva può colpire di testa tranquillamente, nessuno salta con lui, il colpo di testa va a rimbalzare sulla parte alta della traversa e poi oltre linea di fondo campo. Sì Fabio, la battezzata alta, no, ma ha fatto un rinvio di testa, veramente ha pregato. Come? Ha fatto un rinvio di testa, ha cercato il gol. La solita difesa però ha preso la traversa ragazzi. La difesa guardata è Szczęsny, la battezzata fuori, sì ma non riusciva comunque a prendere forte ancora su Llorente, facciamo triangolo, non gioca sciolto, bravo, anzi ha regalato già 2-3 palle, la più pericolosa peraltro, ancora Dybala, sempre spalle alla porta, la giocata semplice per Paredes, allarga il gioco a destra, si propone adesso Baldanzi servito da Christensen, va via Baldanzi dal fondo, metti la palla a mezzo, ancora Dybala la palla che è lì che viaggia, tocca gliela bene il tiro di Cristante, Luca Cone, Luca Cone, Roma in vantaggio, allucinante, grande Luca Cone, neanche capace a rinviare il gol.
Allora, grande, è il frutto di una serie di attacchi che avevano già fatto barcollare la difesa della Juve e alla fine è crollata. Mischi, dicevi? Stanno dormendo? Generale, gli hanno fatto fare tutto quello che voleva. Allora, Baldanzi va in velocità e mette indietro un pallone dalla linea di fondo campo che sembrava quasi perso. È stato bravo a tenerlo in campo. Fabio l'avevano battezzata fuori che nessuno lo inseguiva. La palla viene toccata all'indietro, vediamo solo che il pallone non abbia superato la linea di fondo campo, che potrebbe essere un superato. Palla di Bala, una serie di rimpalli con Bremer, Cristante e poi Lukaku. Allora, Londa Modoprex, via. Allora, guardate, praticamente Baldanzi arriva, lancia il pallone lungo e lo va a prendere quando sembrava che non potesse quasi più arrivare, lo tocca all'indietro dove c'è Dybala. Dybala ha di fronte a sé a questo punto due o tre giocatori della Juve, prova una specie di tiro, il pallone viene rimpallato, arriva qui dove c'è, chi è che ha tirato ancora? Cristante. Cristante, altro tiro di Cristante che viene di nuovo deviato, qui arriva definitivamente a Lukaku che da questa posizione è Gatti. C'è un errore clamoroso di Gatti. È Gatti che la respinge piano, gliela dà a Lukaku. No, la blocca, è come se la ciccasse. Cioè, Gatti gliela dà a Lukaku. Sul tiro di Cristante Gatti non è un tiro rimpallato, ma lui che rinvia male. Sì, rinviando male, qui debole. Lukaku scaraventa il pallone. Ma non rinvia, gliela passa proprio, un errore clamoroso. Attenzione con la roba pericolosa, ma viene fermata. Due minuti in aria, ci abbiamo grazie da poco. 4-1 UEA, trova un bel varco nella mezza posizione. Dai e vai, Chiesa non tira, prova un tiro cross. Angolo. Era la posizione defilata, non poteva far diversamente Chiesa. Prendiamo il corner. Vai in fretta a batterlo però, non va nessuno, è incredibile. Non la voleva tirare neanche lui, Ho capito, ma si mette lì a chiacchierare in area. Andiamo a battere due palloni in area, non si è neanche accorto. Ragazzi, siamo non siamo lucidi. Vuole un mancino. Non siamo lucidi. Siamo alla mezz'ora, perdete 1-0, non siete sotto di tre gol, dai. Ho capito, ma riusciamo a neanche andare a battere il calcio d'angolo. Dai, forza Chiesa. Dai. Gatti. In area anche Rabiot, oltre a Vlahovic e McKennie, Gatti, Bremer, Danilo ci prova Bremer, arriva al limite, Cambiaso la protegge, serve Locatelli, il sinistro di Locatelli, un cambio gioco, tutto sommato buono, si deve disimpegnare Chiesa per stopparlo e poi va uno contro uno con Pellegrini, Chiesa, finta, stende Pellegrini, siamo sul lato di destra, il cross col sinistro dentro, la Bremer! Va a colpirla Gleso Bremer che poi risulta 1-1 Juventus a questo punto che vale 10. Ha detto è arrivato il Pirla Paolone. Cosa hai detto? È arrivato? A colpirla! Era da solo, direttore! Era da solo! Gran lavoro in chiesa, la Juve! Ragazzi. Al di là di tutti i gufi qui in studio, anche alcuni bianconeri gufavano! Grande deviazione di Bremer! Londa Mondoflex, 1-1! Grande gol però, bello gol, il cross di Chiesa, ma Bremer... è in sospensione il colpo di testa molto ma dove è andato, l'ennesimo gol da parte di un difensore della Juve tempo. Brava che è anche un po' un atto d'accusa Mancini se vogliamo gli attaccanti allora non è Chiesa ci è qui Mancini ci manca Chiesa è qui guardate finta cross e fate attenzione a Bremer Gleison Bremer che salta tra due avversari salta altissimo, altissimo, perché i due hanno provato a saltare, ma lui svetta e di testa devia qua, nulla da fare per Svilar, e il gol dell'1-1, due minuti in area, ci abbiamo grazie da poco. Bene, rieccoci, allora un minuto di partita, è già una grandissima emozione pro-Juve, non so quanto pro, perché Juve prende un palo clamoroso, guardate Monblano. Palo interno, incredibile, Chiesa ha caricato il sinistro dopo aver dribblato in corsa un avversario centralmente, e col sinistro appunto ha scaricato un bolide dai 18 metri in diagonale. Guardate, ve lo faccio vedere, Chiesa è qui, ha l'avversario di fronte a sé, si allarga e da questa posizione fa partire un tiro violentissimo, vola Svilar ma non riesce a toccare palla, la palla colpisce il palo interno e poi finisce incredibilmente oltre la linea di fondo campo, quindi aveva evidentemente un giro tale per cui il pallone quasi è passato davanti alla linea e poi è finito qua dietro in zona Mondoflex, ma era una super una grande imbucata di Gatti che ha dato questa palla, perché Gatti la responsabilità nel bene e nel male se ne prende sempre a differenza di tanti compagni, dai Gattone può essere la tua notte, intanto Chiesa a Roma, nel campo in cui si è fatto il crocetto da titolare, sta giocando una grande partita. Finta di UEA al limite. Proviamo a uscire. Prende fuori tempo tutti, anche i compagni. Intanto è uscito Dybala, è entrato al suo posto Zaleski, prova a arrivarci. Dybala male, dobbiamo dire.
Ma è uscito per il futuro. Chi giocatore Bremer? Io quando ho sentito giusto. Quest'arbitro Colombo ha visto bene. Attenzione alla Juve. Ma è la fase di quello di Roma, allora Guea già ammonito. Io non so se ha fatto fallo. Per me non è fallo. Che sta protestando con Guida. Gatti, non reagire così. Allora, si accendono per me gli quello animi. Della Roma che sbaglia l'intervento. Ecco, a me non sembrava neanche tanto fallo. Ma se era fallo, in mano a terra il giocatore della Roma, c'è il rischio del secondo giallo. Allora, però, non essendo stato combinato il giallo, la VAR non può neanche dire guarda che è rosso. Ma questo non è fallo. Però, scusi, direttore, se ha fischiato il fallo l'arbitro, che fallo è? Non è fallo. UEA colpisce la palla, la devia, poi sullo slancio c'è poi, ma molto dopo, che arriva in ritardo, c'è lui. Il contatto. E quindi non, a mio avviso non è neanche fallo. Da vedere però la sinistra, Fabio, perché lui alza tanto la sinistra. Al di là dello slancio, lui la sinistra la alza proprio. Vabbè, ma perché sta cercando? Vuole evitare il ritardo. La alza la sinistra sulla gamba no, dell'altra. No. Non è da vedere, non è così. Torniamo a dire il giocatore della Roma. UEA in netto anticipo colpisce il pallone così. Mischi, è vero, è così. È della Juve. Allora io ti facevo quell'altro. Facciamo meglio con la Juve. Neanche il miglior Nedved ha mai fatto una roba di genere. Colpisce, tu stai fermo. Stai fermo. Colpisce il pallone così. Poi sullo slancio, ma molto dopo, finisce poi per prendere il giocatore della Roma. Ma il contatto avviene almeno un metro e mezzo prima sul pallone. Cioè UEA gioca chiaramente il pallone. Certo. Sullo slancio finisce così, con il giocatore della Roma che gli viene anche incontro. Quindi secondo me non è mai fallo, a momenti casco. E mi sembra un chiaro errore doppio però l'errore di Colombo. Uno, da un fallo che non c'è. Due, sono d'accordo che se dai il fallo lì, però allora ha fatto due stare anche la munizione. Va bene, riparte la Juve, è uscito Pazzumo, no? Lascia il campo per la scelta di Allegri, che aveva visto un po' l'arbitro in confusione, qua dice prima che me lo manda fuori. Protesta della Roma dentro Kostic, Cambiaso è andato a destra, Gatti a destra, ci va lui, palla al piede per servirla a McKennie proprio per Schuau, Cambiaso col sinistro, il cambio gioco molto interessante, palla rimbalzo fin quasi la bandierina, la stoppa Chiesa, Christensen lo sogna anche di notte, Chiesa parata di sfilarsi il primo palo, calcio d'angolo, quando lui c'è migliore in campo, quando lui c'è la Roma mi sembra stanca. È vero, aveva ragione Falcao, prego. Lui quando c'è si vede subito dall'inizio, si è visto lui Chiesa scatta qui, proprio nella, punta nella l'avversario, dribbling a rientrare, si accenta, tira il primo palo, respinta in calcio d'angolo, tiro non irresistibile. Però sì, se non ne mette tre ma non c'è della partita in area, la partita. Il saltatore settore il non c'è partita come quello che stiamo vedendo nella ripresa. Manda un messaggio ancora Pellegrini sì, la giocata a destra su Christensen, binario morto c'è Pellegrini, ancora deve giocare indietro il capitano, costretto a tornare molto indietro su Paredes, la giocata su Cristante, è da solo la Cristante giocata in profondità, Baldanzi prova, Baldanzi bravo, Baldanzi entra in area di rigore molto bene, Baldanzi la giocata indietro. Allora, Baldanzi si è bevuto chi era lo sciambolato? Due. Danilo e un altro. Danilo e Kostic. Baldanzi è sfuggito tra Danilo e Kostic, tutti e due troppo lenti, troppo. E poi ve lo faccio vedere, poi Pellegrini si mangia il gol. Guardate, allora, praticamente la palla è qui e Baldanzi ha difficoltà anche a controllarla. Dovrebbero portarla via, invece dormono tutti e due. Alla fine Baldanzi riesce a insinuarsi, arriva qui, tocca il pallone all'indietro,
dove c'è Pellegrini. Tiro di Pellegrini da solo da questa distanza. No, credo ci sia stata una deviazione. Palla in calcio d'angolo, ma era una super palla gol questa volta per la Roma. Calcio d'angolo alla destra di Szczęsny. Tutti in aria per saltare. Forza ragazzi. Tutti in aria, vediamo se la tocca Tammy Abraham, che di solito quando vede la Juve qualche gollettino lo fa. Vediamo. La Roma su calcio d'angolo non segna mai. Esatto, ha ragione. Christiansen ci va di testa, la palla che resta lì. Ancora. Ma cosa ha fatto Indica? Cosa ha fatto Indica? La palla che pallonzola. Ancora c'è Pellegrini, la potrebbe rimettere in mezzo. Bene, in mezzo. Vai Christiansen, il tiro di Christiansen. No! Ma che fortuna, pallino di testa, palla sul palo. Mamma mia, fortuna, che sfiga! Ancora calcio d'angolo, buono! Calcio d'angolo ancora con Pellegrini, siete tutti dentro. Ne abbiamo sette. Quante partite che non fate gol su calcio d'angolo? Da almeno due mesi. Almeno due mesi. Mi sembra anche a me impossibile, la palla viene messa in mezzo, respinta, infatti c'è ancora Zalewski. Toccala sul capitano. Uscite! Ancora capitano, la palla messa in mezzo, male questa volta, perché Zalewski allora, gliela messa male. Vediamo cosa è successo sugli sviluppi del calcio d'angolo. No! Attenzione, tranquilli. Viene fermata una serie di giocatori che saltano, tirano, ribattono, rimettono in mezzo, una mischia, un flipper in area, alla fine arriva chi? Christensen. Che all'altezza di schietto del rigore può tirare da posizione molto favorevole, ma trova una muraglia umana che riesce in qualche modo a respingere, però Roma molto vicina. Due rigori al gol. Szczęsny trova Milik di testa, tentativo di mandare McKennie dietro la difesa della Roma, viene rintuzzato, ancora Milik, finalmente abbiamo un pallone tra i nostri piedi. Forse al di là della linea di metà campo, forse, perché ci sta andando Danilo, bene, dalle parti di Kostic, frena l'impeto, ragiona, palla per Ken, Kostic in sovrapposizione, Ken, non c'è più Chiesa Ken, di lì. Ragazzi, Ken, qui saltava l'uomo, palla laterale, va bene così. Qui saltava l'uomo Chiesa, purtroppo, e adesso Kostic invece va dritto per dritto. C'è Vlahović, sta discutendo con qualcuno in panchina. Eh beh, certo, tutte le volte si lamenta quando lo tolgono. Però Locatelli, attenzione Locatelli. La palla per Milik, che si è defilato Milik, palla sul sinistro, perché non tiri, fa lo stesso Kostic, il cross arriva Ken, anticipato a due, che male, ma la palla sta andando sotto la palla in angolo. C'è un cross in area di rigore, saltano in tanti e il pallone rimbalza qui dove c'è Locatelli arriva in corsa, prova a colpire, colpisce male, ma diventa un pallone che di controbalzo rimbalza qui e sembra andare sotto la traversa, vola a sfilare, mette in calcio. Grave errore di Locatelli ancora, collo pieno. Kostic, Bremer, rinvia Paredes, proviamo a ripartire in contropiede, no, non ce la facciamo, la recupera Cambiaso. Niente contropiede. No, sostanzialmente, come diceva giustamente Ruiu, quando il pallone arriva qui, rimbalza, Locatelli arriva in corsa e lo devi colpire bene e scaraventarlo dentro. Invece lui l'ha colpita in maniera molto strana, la palla è rimbalzata qui. Forse è scivolato colpendola, però è grave. Però, sì. Lui non doveva anticipare il rimbalzo a terra. No, dai. Sì, la mina, se pensate che nel ruolo di Locatelli qualche anno fa giocava Pirlo nella Juve. 10 più recupero. Anche bastava Bianic, Szczęsny per Danilo, un po' difficoltoso, questo tentativo di uscita. Bravo Danilo, ha stoppato bene. Davanti a sé Ken in mezzo, il doppio movimento di Rabiot, di Milik, il cross di Ken è un pochino tenero, è solo corner con tre giocatori in mezzo. Sinistra per Ken arriva verso il fondo campo, può metterla in mezzo, può provare il tiro, può cercare un dribbling. Butta una palla un po' banale che viene deviata in calcio d'angolo. Ma visto che la partita è quasi finita, la Grillo ci potrebbe leggere una pagina della biografia di Marotta. Assolutissimamente, guarda, se vuoi. Attenzione intanto, calcio d'angolo alla destra di Svilar. Ci va un mancino, sarà una traiettoria a uscire, Costa, c'è anche McKennie in area. A momenti vola Svilar comunque però l'ha tolta, che riflessi, ha colpito forte, ancora calcio d'angolo, ancora per la Juve, che è meglio. Bremer, dobbiamo stare 5-2 per noi. Bremer litiga con qualcuno, 5-2 ho detto, credo, con non è Abraham, era chi era, comunque ancora
calcio d'angolo. Ancora Kostic. Eccolo il gol. Si fate gol, ci prende il gol. McKennie stacca. Andiamo con Zaleski. Ma vabbè, tanto con Zaleski dove vogliamo andare. C'è stato un pericoloso retropassaggio di McKennie che a momenti inguaiava la Juve, riesce però Szczęsny ad anticipare l'arrivo di Atalanta. Milik perde palla. È nostra, rimessa laterale per la Roma. Ma come? Stiamo giocando in 9, ma vediamo se riusciamo a fare a produrre qualcosa. Cioè, chi sono i due che non giocano? Uno è Zelensky, l'altro? L'altro è Christensen, due bidoni con clamorosi. Anche Asmur lì è uno scazzone. Mi hai detto che era forte, hai detto te, l'hai detto. Asmur, non Asmur. Come si chiama? Però? Poi, è finita! Mi sembra Mimmo Pesce. Già sentito. Ancora handicap. Già preso gol su Paredes. Dai, forza ragazzi, ultimo sforzo. Ancora con Christensen. Già preso un gol. A destra c'è, guarda, piuttosto di servire Christensen, la giocata bella in verticale per Tammy Abraham, entra in area, la palla messa in mezzo. Ma metti Tammy Abraham. Szczęsny può bloccare. Ma dai, ma mettila bene sta palla. Aldo da Bergamo dice: ma è una volta con due punte Allegri, proprio l'anticalcio, veramente stancato. Ma che ha fatto Allegri stasera la Juventus è un punto d'oro. Una delle migliori partite che ho visto. Bravo, perde palla, attenzione, pericolo. A meno che non prenda gol nel finale. Su Asmund, la palla è verticale. Dai! Il tiro! Ma Gatti l'aveva fatta grossa, aveva perso palla, mettendo in guai tutta la Juve. Che roba è! E riparte Rabiot! Che rischio! E sbaglia anche Rabiot! Con Paredes! Ancora Paredes! La giocata da quest'altra parte cambia gioco, bravo! La giocata su Tammy Abraham che c'è da farsi veramente perdonare 200 cose! Ancora la palla messa in mezzo! Ma per chi? Ma per chi Tammy Abraham? Danilo! Ma come si fa a far uscire Lukaku? Però un centravanti non può sbagliare sto gol! Dai! Allora, su un errore clamoroso di Gatti, pensate... Ci spingiamo ancora, direttore! Ancora con Angelino! La palla in area di rigore! La Danilo svetta, forse ci arriviamo ancora, siamo sette in forse rigore. Ci arriviamo ancora, la Roma si presenta qui, Abraham da questa posizione davanti al portiere tira, ma tira con Szczęsny che riesce a chiudere uscendo la disperata incontro a respingere il pallone. Attenzione con la Roma, e la palla viene messa in mezzo, colpo di testa, la palla fuori, metti finita. Adesso 5 di recupero, si gioca ancora, Gatti colpisce l'avversario, incredibile, no, colpisce ha colpito Locatelli col pallone, è finita 1-1, punto pesantissimo, bellissima, però per come finire giusto il pareggio, una bella partita, bellissima, bella partita, sì, piena di emozioni con il portiere che hanno fatto grandi parate, giocata aperti. Lo ripeto, ecco, la Juve ha fatto una partita anche dal punto di vista tattico dignitosa, cioè, sì. Non è che si possa dire tutti, ecco, allora voglio dire questo: la Roma dello sciagurato Mourinho, l'idolo di Vaccaro, è venuta a Milano a San Siro giocando tutta chiusa nella sua area di rigore contro l'Inter. Fu una cosa imbarazzante, mi era piaciuta tantissimo, peraltro perdendo e questo è l'errore, infatti. Ecco, la Juve di Allegri, che non è una squadra rinunciataria come la Roma di Mourinho, è andata a Roma, ha subito perché ci sta di subire, anche, però ha fatto una partita, fatto, ecco, una bella partita. Andiamo a vedere, eccolo qui il secondo tempo, vedete che per la Roma effettivamente poi le palle gol, beh, però qui manca, ragazzi, però dovete mettermela l'ultima di Abraham, quella 93, ha avuto tre palle gol, se non mi mettete quella, comunque dai, facciamo finta che ci sia, però stiamo attenti, no? Allora, la Roma, Pellegrini sotto porta, manda fuori deviato, corner, porta, manda fuori, deviato, corner, non so cosa voglia dire, comunque un tiro di Pellegrini a posizione favorevole. Szczęsny si supera anticipando prima Asmund coi pugni, poi sul tiro di Christensen, sì, due grandi parate, ma la Juve, grande azione di Chiesa, ma il suo assisto colpisce il palo interno. Vlahovic sotto porta spreca, Chiesa col assisto da fuori, Svilar devia in angolo, Rabiot dalla distanza, Svilar c'è, Vlahovic non arriva per poco a un cross sotterra, 79esimo Locatelli calcia in corsa, Svilar devia in corner, Kent di testa, Svilar si supera, diciamo che al 79esimo, all'88esimo, al 47esimo sono state tre grandi palle gol per la Juventus, più situazioni interessanti che Vlahovic non ha saputo, meritava la Juve di vincere, diciamo, la Juve forse è stata di poco, ma meritava la Juve, giusto, no, nell'insieme pareggio giusto, ma se dobbiamo dire i punti la Juve ha fatto qualcosa in più. Andiamo a vedere i promossi e i bocciati nella Juventus, promossi Chiesa, Locatelli, no. Danilo, soprattutto per il gol che ha sbagliato Bremer, ragazzi, manca Bremer. Scusa Fabio, ma al di là della prestazione anche il gol sbagliato ha fatto un devo dire che il collega in grafica oggi era un po' distratto.
Lazio partita. Non è dall'opo, sì. Allora, fuori, dimenticare Bremer. Allora, i promossi Chiesa, secondo me sono Chiesa, Bremer e nel secondo tempo Rabiot. Rabiot che ha fatto una partita. Sì, Danilo non mi pare che abbia fatto una partita meritevole. Forse cambiato addirittura la faccia. Ma sono Vlahovic, Gatti e Locatelli. Vlahovic, Gatti, no, anche Costi è nato male. Allora, un paio di parate. Allora, sui raggi X, per cortesia, mi date l'attacco, mi date il centrocampo, ok? Quindi vediamo Chiesa, Vlahovic, vediamo poi anche Ken, gentilmente, vediamo Milik. E mi date il centrocampo con Rabiot, Locatelli e McKennie. Ken ce lo ricordiamo solo per quel colpo di testa. Vediamo che cosa ha combinato. Ok? Bene, andiamo adesso a vedere lo scout della partita. Eccolo qua, Roma-Juve 1-1. Vedete anche qui gol attesi, non condividiamo perché, come vedrete, i tiri in porta sono 6-4 per la Juve, i tiri fuori 9-7 per la Roma, i tiri respinti 6-2 per la Roma. Le conclusioni pericolose 6-5 per la Juve. Ecco, mi sembra che questo poi riassuma, no? La Juve ha avuto qualcosa in più, ma non abbastanza per vincere la partita. Peraltro le conclusioni sono parecchie, perché sono 19 conclusioni per la Roma, ma sono anche 15 conclusioni per la Juventus. Quindi insomma la Juventus ha giocato dal mepari. Poi vedremo anche la supremazia territoriale. Corner 9-6 per la Roma, falli 11 per la Juve, 7 per la Roma, munizioni 2 per la Juve, 1 per la Roma. Dobbiamo dire la verità però, c'è stato un giallo. Ecco, qui sarebbe interessante sentire, non abbiamo dovuto chiamare molto i nostri esperti, però sentire Denis di Errori Arbitrali piuttosto che Bonfrisco, per capire se quella vicenda del mancato secondo giallo Monblano, tutti ti irriti, però la Roma ha protestato enormemente. Ci sono state interpretazioni anche discordanti qui in studio. Chi è stato già il giocatore? Ecco, De Rossi a fine partita ha parlato con l'arbitro Colombo cercando spiegazioni. Ecco, perché la Roma, se avesse avuto ragione la Roma, ovviamente a mezz'ora, 40 minuti alla fine, giocare con supremazia di un giocatore era sicuramente interessante. Ecco qui le fasi d'attacco, vedete che nel secondo tempo la Juventus, dimentichiamo il primo dove la Juve è stata più difensiva, ma nel secondo tempo mi pare che si equiparino, no? Non, City Life questa volta, diciamo, c'è un po' da entrambe le parti. Scusa, dimostrazione. Sì? Se lui avesse ammonito, espulso UEA, la VAR può intervenire anche per farglielo eventualmente togliere? Sì, può intervenire, ma non per una seconda ammonizione. È ammonizione, non può intervenire. Dovrebbe essere un rosso diretto. Abbiamo Denis, ecco, abbiamo Denis di Errori Arbitrali. Allora, Denis, grazie intanto. Ecco, hai visto, questo è un fallo di cui si parlerà molto, la Roma si sente defraudata. Noi siamo rimasti però piuttosto stupiti. UEA, secondo te, era da secondo giallo o è stato un errore di Colombo già fischiare il fallo? Esatto, a mio avviso. Allora, per rispondere alla domanda fatta in studio, il VAR, se avesse espulso, non sarebbe potuto intervenire perché si tratta di un giallo e non di un rosso diretto. Qua l'errore di Colombo è grosso, ma è stato aver fischiato il fallo, perché sono andato anche io a rivedere, ho fatto proprio il fermo immagine nel momento in cui chi era UEA, giusto? Sì, UEA impatta il pallone, UEA prende il pallone che ancora non è in scivolata, quindi ancora in piedi, ed è a un metro, più di un metro dal giocatore della Roma di distanza, quindi è quello che ne consegue è semplicemente uno sconto di gioco, per cui più di un metro di distanza va in anticipo sul pallone, lo colpisce che ancora non è praticamente a terra, e dopodiché c'è anche il giocatore della Roma che va un po' verso il giocatore della Juventus. Quindi a mio avviso l'errore grande è lì aver fischiato il calcio di rigore. Poi se Colombo fischia un fallo, perché secondo lui è un fallo violento, perché arriva violento nel senso duro, perché arriva con velocità, allora a quel punto avresti dovuto ammonire. Però l'errore è a monte. Quindi, permettimi, tu pensi che Colombo forse si sia accorto di non essere ben certo di aver dato quel fallo e ha evitato la naturale conseguenza? Sì, perché secondo me non era neanche convinto del fischio, perché se si vede tutta la dinamica, lui aspetta un attimo a fischiare, perché è come se stesse dando un vantaggio, ma in realtà la palla era alla Juventus, quindi secondo me ha fatto proprio un casino, perché lui stava, guardato dove ha dato il pallone, è arrivato un giocatore della Juve, ha aspettato un attimo come se fosse un vantaggio, però in realtà poi ha fischiato il fallo contro la Juventus, secondo me non ci ha capito proprio niente. Ecco. L'errore sicuramente non era fallo, neanche fallo, quindi sicuramente la Roma non può definirsi defraudata, siccome a bordo campo ci sono state le solite scene un po'... No, a mio avviso l'errore grande è proprio l'intervento, ma hanno visto su UEA.
Benissimo, grazie, grazie Dennis come sempre, buona serata. Allora andiamo a vedere, abbiamo chiarito quindi questo dubbio, andiamo a vedere dopo la fase d'attacco, non mi date la Juve oggi un anno fa, così facciamo anche il solito paragone e poi andiamo a vedere la GX, il solito paragone, eccolo qui, vedete la Juve un anno fa aveva 69 punti, quest'anno 66, certamente questo è molto deludente perché si diceva che l'anno scorso la Juventus fosse stata anche in qualche modo frenata dalle enormi problemi, ecco, delle inchieste, quest'anno senza le coppe, perché di questi tempi la Juve un anno fa aveva anche la semifinale di Europa League, quindi da insomma i gol fatti sono 48, 6 in meno, i gol subiti sono 28, 1 in meno, l'anno scorso però era in semifinale di Coppa Italia, quest'anno è in finale, ci siamo dimenticati di mettere però che l'anno scorso la Juventus era anche in semifinale di Europa League, e questo ha un suo valore. Andiamo avanti adesso, quindi con quest'anno è peggio. Quest'anno direi che è peggio, però se poi vincete la Coppa Italia oggi per me è in linea con l'anno scorso. Intanto sono due vittorie nelle ultime 14 di campionato. Sì. Ma se vinceste la Coppa Italia? Sì, ce la giochiamo. Diciamo che ce la giochiamo alla pari. Sì, ma se vinciamo Fabio, se vinciamo la Coppa Italia, con una stagione così dove non avevamo le coppe, è una stagione fallimentare comunque. Se vinci la Coppa Italia è meglio dell'anno scorso. Ma chiedo scusa, però Mischi, sono d'accordo, però se le coppe non le puoi vincere perché non hai partecipato. Certo. Se tu arrivi terzo in campionato, dove non pensavo che il vincesse il campionato, che era l'obiettivo, e vinci la Coppa Italia è così negativo. Aggiungo Fabio, scusami, senza fare mercato. No. Perché la Juventus quest'anno non ha messo mercato. Perché prendendo solo Weah, solo Weah non ha fatto mercato. Questo è importante. Voglio dire, se cioè, perdi, arriva secondo, ma se perdi la finale di Coppa Italia, male. Ma se vince la finale di Coppa Italia, è meglio dell'anno scorso. Hai solo perso sui giocatori. Però alla Juve non penso. Senza ombra di dubbi, è meglio dell'anno scorso. Perché qui serve la lucidità dei non juventini, che sono a volte un po' presi anche dai loro. Secondo lui, sarebbe una buona stagione, terzi e vittoria Coppa Italia. Ma no, soprattutto. Tutto è positiva perché comunque fino alla partita contro l'Empoli aveva tenuto la Juventus agganciata all'Inter, aveva fatto Bettino. Gli stessi risultati dell'Inter. Ho capito, però perché non era all'altezza, direttore. L'anno scorso la quindi Juventus l'ha fatto andare al 120%. Giocatori, come dici tu, da instant team, c'aveva Di Maria, c'aveva Paredes, c'aveva Pogba. Quest'anno la Juve non ha fatto mercato. No, Pogba non l'ha mai avuto. Non l'ha avuto, però l'ha comprato. Anche quest'anno ce l'aveva. Quest'anno no, non è nessuno di questi. Hai preso Weah e hai perso tutti gli altri, arrivi secondo, il terzo in campionato. Martinelli. No, secondo me la Juve ha fatto molto meglio delle attese quest'anno fino a quella partita in cui venne espulso Milik contro l'Empoli. Lì si è rotto qualche cosa e si è vista poi la vera Juve, devo dire. Mi consenta, senza offesa, adesso non voglio, alla fine di questa stagione, se c'è un se enorme, la Juventus dovesse vincere la finale di Coppa Italia, rispetto al Milan, certo, però ha vinto la Coppa Italia, cioè però, voi alla fine siete usciti male dalla Champions, sai, noi li abbiamo comprati 12, siete arrivati secondi cambiando una 12, non lo so, io chiedo, però non perdi i derby, sinceramente, non perdi i derby, non è che vince la Coppa Italia, e con l'Inter tutto sommato la Juve, però non so la nuova società, ma la Juve non ragionano così, 4 anni che non vince niente. Mola per me, se dovesse vincere la Coppa Italia sarebbe stagione da 7 più, perché quello aveva chiesto la proprietà di entrare in Champions e cercare di vincere un trofeo che è l'unico che aveva, esatto, se non è campionato vuol dire la Coppa Italia. È incredibile la forbice che rappresenterà quella finale con l'Atalanta, perché io posso anche dire ok Giulio, accetto il tuo ragionamento che è anche un po' quello di farlo, io vincio la finale di Coppa Italia, diamo un 7 alla stagione, non un 10, un 7. Ma se la perdesse che voto diamo? Ma su questo perché l'Atalanta se mi date, tu sei lì, voglio impallinare io voglio vincere la Coppa Italia, però noi giudicheremo la stagione sulla finale di Coppa Italia. Datemi la classifica, questa è la verità, perché qualcuno mi deve spiegare, però in questo dannato campionato, perché se cioè, o tu vinci 4. Oppure o vinci lo scudetto sei un fallito, perché scusate, sviluppo il mio ragionamento. L'Inter ha vinto lo scudetto, grandi complimenti, voto 9, no, perché poi insomma, certo, diciamo forse anche 8 e mezzo, perché potrei andare un po' più avanti in Coppa Italia, bassa voce che si dice che 8 e mezzo, no, perché se no 10 vincere tutto, 8 e mezzo. Poi se andiamo a vedere e tutti gli altri, allora gli diamo voto 4. Allora, il Milan non ha vinto niente, come cacciamo l'allenatore, un disastro. Il Napoli, io parlo delle grandi, il Napoli uscito 4. Da tutto, il Napoli, cacciamo il Napoli, l'allenatore, è peggio, benissimo, 4. La Roma 4.
non si sa se riesce ad andare in Champions League, non si sa se vince l'Europa League, scaraventata fuori dalla Coppa Italia, voto 5. Cioè stiamo arrivando al paradosso che se la Juve non vince la Coppa Italia, tutte le squadre più attese hanno fatto schifo. Fabio, scusa, non è... Allora, vince la Coppa Italia, sarà qualcosa di meritorio. Se la Juve vince la Coppa Italia, 6.5, se la Juve perde la Coppa Italia, 5.5. Se vince la Coppa Italia, è la seconda squadra che ha fatto meglio nella stagione. Scusa, però dietro l'Atalanta ci sarebbe l'Atalanta. Secondo Fabio. Me ad oggi la non Juve è da sufficienza. No. Se vince la Coppa e se in mezzo più se la perde 5 non è da sufficienza. Buoni, non tutti insieme. Baccaro si è prenotato, è più educato. Grazie direttore. No, allora però bisogna secondo me tornare all'inizio. Quando si diceva chi era le favorite allo scudetto, si diceva che partivano Inter e Milan insieme. Si diceva così, no? E la Juve era la terza incomoda. Classifica. No, si diceva Inter e Napoli. Però la poi Juve... no, sì. Il Milan aveva molte incognite. Però la Juve era dietro, la Juve la davano per terza, no? È terza in classifica. Se vince la Coppa Italia fa stagione positiva. Benissimo. Ma no, allora, no, la griglia no. Di partenza io me la ricordo bene, era favorite Inter-Napoli. Dopo Juve che non ha le coppe e Milan che bisogna vedere come così era. La favorita era il Napoli perché era il detentore e la Juventus perché non aveva. Finale. Andiamo a vedere i raggi X, dai signori, veloci. Allora, Chiesa e Vlahovic, eccoli qui. Allora, cominciamo da Vlahovic, malissimo, 23 palloni toccati, 2 tiri fuori, 1 tiro in porta, 1 dribbling, 6 palloni persi. Chiesa, grande protagonista perché in 76 minuti ha toccato molti più palloni, 2 dribbling, 1 tiro respinto. 2 tiri fuori, di cui uno è il palo, un tiro in porta, 35 palloni toccati e 9 persi, l'assist, andiamo avanti. E poi la sensazione, Fabio, che quando è uscito Chiesa, la Juventus non sapeva più come attaccare. Ken Milik, comunque vedete che Ken in 14 minuti, 7 palloni toccati, 3 persi, un dribbling, però un tiro in porta, che è quel bel colpo di testa, Milik un tiro respinto, 9 tiri, 9 palloni, cioè Milik che ha preso il posto di fatto di Vlahovic in 14 minuti, ha fatto poco meno di Vlahovic. Vlahovic è stato sicuramente un grosso problema questa sera per la Juventus. Andiamo avanti, abbiamo ancora un... eccolo qui, il centrocampo, eccolo qua. Allora, Rabiot, McKennie e Locatelli. Locatelli è quello che ha toccato più palloni, 53 ha persi 7, un tiro in porta e un tiro fuori. Rabiot però fa 3 dribbling, non male, 48 palloni toccati, 11 persi, un tiro in porta. McKennie, forse più deludente, 40 palloni toccati, 9 persi e nulla di però concreto. Scusa Fabio, le palle toccate da Locatelli... Tengo un conto di tutte quelle palle che lui tira, le restituisce indietro o a lato. Sì. Non fa mai una verticalità, non gioca mai in verticale Locatelli. E oggi si è mangiato 2 gol. Sì. Allora, eccola qui la media gol attacco Juve, Vlahovic, vedete 16 gol. Dobbiamo dire che Vlahovic ne ha fatto qualcuno su calcio di punizione, non so se batte anche i rigori, non me lo ricordo. Ha fatto anche dei rigori Vlahovic. Ha anche sbagliati. Sì. Neanche sbagliati. Forse qualcuno però non ha sbagliato. Ti faccio un esempio, a Monza batte il rigore e lo sbaglia. Ecco, quindi diciamo che sua azione ha fatto i pochini veloci. Quest'anno Milik però deludente, comunque anche lui solo 3 gol, un gol di 262 minuti è troppo poco per una seconda punta. Chiesa, peggio ancora, 7 gol soltanto, uno ogni 286 minuti, poi Yildiz e poi Ken che non ha mai fatto un gol. Insomma, diciamo che l'attacco della Juventus per tante ragioni a livello poi di concretezza difetta un pochino. Allora, vediamo da casa velocemente, così chiudiamo l'argomento. 14 punti in 14 partite, 9 milioni l'anno, una vergogna. E è sempre per e soprattutto andato 7 in pagella, se vince la Coppa Italia non puoi arrivare, c'è modo e modo di arrivare secondi o terzi, a 20 punti non puoi prendere 7 in pagella alla stagione. Cioè la Coppa Italia può essere un palliativo, ma se inizio campionato... La Juventus parte e dice: quest'anno non vinci niente, non lotti per lo scudetto, non arrivi neanche secondo e vinci la Coppa Italia, per me è negativo. Ma dipende dalle aspettative, Leo. Comunque, le aspettative la Juventus le ha sempre, con quel monte ingaggi che ha, se le ha le aspettative. Ma l'indutro, l'ha comprato. Ma c'ha un monte ingaggi che non finisce più, un sacco di spese. No, dico, non è vero, perché come dice Cristiano, la Juve non ha fatto mercato. Ho capito, ma l'hai fatti gli anni prima i mercati. Ma fagioli e non li hai potuti usare. Ma se li hai tutti così scarsi, come mai hai un monte ingaggi così? Ma perché sono i contratti vecchi, non sono mica contratti nuovi. Poi datemi la volata. Chiedo a te e a tutti, è favorita secondo te la Juve in finale di Coppa Italia? No. 50.
50. Comunque nel voto della Juve. Beh, la qualità dell'Atalanta, a me dispiace dirlo, e ma la qualità dell'Atalanta è la quella della Juve. Nel momento, in questo momento soprattutto. Tu dici, i giocatori hanno fiducia, eccetera, sì, eccetera. Però, insomma, voglio dire, De Ketelaere rispetto a Yıldız. No, adesso De Ketelaere c'ha la qualità. Adesso ha la qualità. Ma Yıldız, questi signori qui mi hanno detto che era il nuovo Maradona. Io l'ho visto quando giocavo. Vai a chiedere se lo vendono alla Juve, che non lo vogliono vendere, vogliono 50 milioni di euro. C'è un'offerta per Yıldız. È quello. La chi ve li dà? Lo sapranno loro se hanno le offerte. Chi ve li dà? Vediamo. Da Grillo che è arrivata alle medie di Lautaro, per un attimo si è ripresa. Io voglio leggere allora il messaggio da Simone da Piacenza. No, stagione di fallimentare. Da casa? Sì, una partita da settimana. È una stagione fallimentare per la Juve perché è una partita per la settimana. Sì, ha ragione. La volata, eccola qui. Allora, cerchiamo di capire quello che può succedere, facciamo delle previsioni. La sanità sta un